Sono passati 48 anni da quando questa meravigliosa donna transgender, Silvia Rivera, lanciò una bottiglia contro la polizia di New York, reagendo ai soprusi e alle violenze che la polizia perpetrava sulle persone LGBTQI. Siamo qui oggi per celebrare il nostro orgoglio e la nostra lotta a qualsivoglia forma di repressione. Celebrare l'orgoglio significa lavorare su noi stessi. I cortei servono proprio a questo, a sovvertire quell'ordine costituito che non ci appartiene, a quella modalità imperante di giudizio che porta inevitabilmente a dire ai nostri simili e soprattutto a chi non riconosciamo come simile, come dovrebbe comportarsi, per evitare tutte quelle forme di giudizio e di pregiudizio che ci vorrebbero tutte e tutti uguali, conformi a quelle pseudo leggi morali che ci portano a credere di poter sindacare sulla libertà altrui. Ogni nostra forma di espressione di ciò che siamo può e deve restare libera. Allora, sembrava che avessimo finito, ma si era nascosto e quindi è arrivato su dopo. Daniele Viotti è stato prima di me coordinatore e quindi adesso fa altro, ma ci voleva salutare. Ciao Torino, ciao Torino Pride. Se mi permettete, il primo pensiero che voglio rivolgere è ai nostri fratelli della Cecenia ed è ai nostri fratelli e alle nostre sorelle di tutti quei paesi in cui le discriminazioni non soltanto sono un problema di diritti civili, non soltanto sono un problema di diritti sociali, di diritti civili, ma sono un problema di vita o di morte. Allora io credo che anche da questa piazza il nostro pensiero vada innanzitutto a queste sorelle, a questi fratelli. E poi volevo dirvi che queste piazze meravigliose, ancora una volta, anche quest'anno, oggi a Torino, a Brescia, a Varese, a Roma e a Milano la prossima settimana, a Roma la settimana scorsa, sono le piazze più progressiste che ci sono, l'avanguardia del paese, sono le piazze dei Pride, questo è diventato, ma devono essere delle piazze e delle avanguardie non soltanto per noi, devono essere l'avanguardia per tutti quanti hanno problemi con le discriminazioni, per quanti sono discriminati, per le donne, per i migranti, per i bambini, è già stato detto prima e questa piazza è una piazza che deve ricomprendere tutti. Il mio saluto va a Torino naturalmente, va a questa piazza meravigliosa, va agli organizzatori, va a Alessandro e a tutti quanti hanno messo in piedi ancora una volta una piazza così bella. Ciao Torino! Grazie Daniele! Grazie a tutti! E lottate, lottate sempre perché non è ancora finita, deve ancora continuare. Grazie!